In diretta dal Salone Internazionale del Libro, siamo a Torino nello spazio Book Sprint Edizioni e vi presentiamo un'autobiografia davvero interessante. Tu sei quello che hai pensato di essere, di Roberto Ricci. Ciao Roberto, benvenuto. Buonasera. Allora Roberto, parliamo del libro partendo dal titolo, che è già tutto un programma, è molto molto intrigante. Tu sei quello che hai pensato di essere. Sì. Questo titolo ha origine da una frase di Buddha. La frase originaria era: noi siamo quello che pensiamo, il pensiero crea la realtà, il pensiero crea il mondo. E questo mi sembrava un concetto che unificava quello che volevo dire nel libro. Nel libro ci sono diverse frasi di personaggi famosi che vanno a sottolineare appunto quello che voglio dire, quello, il concetto che voglio esprimere. Però penso che la frase di Buddha sia quella che meglio, diciamo, ingloba quello, il concetto che volevo erogare poi ai miei lettori. Ecco, qual è il concetto del libro e soprattutto la filosofia che poi ha un po', come dire, cambiato la tua vita, che è un'autobiografia? Sì, diciamo, il concetto fondamentale è quello della legge di attrazione. Faccio un passo indietro. Io dal 2009 ho letto tantissimi testi sulla legge di attrazione, ne sono rimasto entusiasmato, l'ho applicata alla lettera dall'epoca e la mia vita è cambiata. Solo che questo concetto diciamo, viene percepito da pochi, da una nicchia di persone, e questo forse perché è difficile da capire, soprattutto per persone molto scettiche. Allora volevo trovare un modo per dare questa informazione, questa conoscenza in modo più semplice. E l'ho fatto attraverso studiando i comportamenti umani. Però per studiare i comportamenti umani dovevo studiare i comportamenti di qualcuno che conoscevo bene. In questo caso ho studiato i miei comportamenti, la persona che conosco meglio, cioè me stesso. Quindi ti sei analizzato? Mi sono analizzato soprattutto negli eventi che dove mi sono scontrato nella vita, eventi tragici, eventi drammatici, ma anche eventi molto belli. Quello che ho fatto è analizzare i miei comportamenti successivi per poi creare un metodo per dire, per uscire da un evento tragico, da un evento drammatico. Magari una persona può rimanere traumatizzata per diverso tempo, però se si ha un metodo si può uscire in brevissimo tempo. Quindi la prima parte del libro è autobiografica, ma non ha l'obiettivo di raccontarmi. Ha l'obiettivo appunto di studiare i miei comportamenti e i comportamenti della persona umana, perché poi alla fine quello che è capitato a me può essere riconosciuto da ognuno di noi, perché a tutti noi è capitato qualcosa di bello o di brutto, ma studiare e capire quello che ci è successo può diventare un percorso per migliorarci. Perché infatti la seconda parte del libro, diciamo, è teorica, tecnica, dove io applico determinate cose che mi portano ad avere successo in quello che faccio. Ecco, perché partiamo dalla prima parte. Tu sei un ragazzo, eri un ragazzo, lo sei ancora in verità, però insomma nella prima parte del libro, a 16 anni abbandoni gli studi. A 16 anni abbandono gli studi, per tutta una serie di motivi che spiego nel libro. Perché? Perché parlo anche delle convinzioni, ma soprattutto delle convinzioni limitanti. Che cosa voglio dire? Voglio dire che le nostre convinzioni vengono date in primis dalla nostra famiglia, poi dalla scuola, poi dalla società, poi dal nostro luogo di lavoro. E queste convinzioni, per il 99% dei casi, sono convinzioni limitanti, cioè ci limitano a quello che vorremmo veramente essere. E siamo legati, siamo imprigionati in questa prigione fatta di convinzioni, che è una prigione per la mente. E quindi cercare di toglierci da questa prigione, cioè rompere queste sbarre e divenire finalmente quello che veramente vogliamo essere. E quindi il primo studio è chi veramente vogliamo essere. Chi veramente vogliamo essere. Quindi io sono partito che era un operaio di una ditta di elettricisti. Tra l'altro sono molto legato a questa ditta perché poi il capo di questa ditta è il mio cliente, affezionato cliente, quindi sono ancora molto legato. E l'ho fatto per 16 anni, fino all'età di 30 anni. Quindi avevo abbandonato gli studi. Però avevo una dote della curiosità. Io ero molto curioso.
quando per dire un film di un personaggio famoso, una biografia per dire, poi andavo a ricercare i dettagli della vita di questo personaggio e quindi mi sono creato una cultura fatta da autodidatta e nei miei confronti con gli amici, anche laureati, diplomati, vedevo che la mia cultura aveva un certo livello e a quel punto non mi sono più accettato così com'ero e quindi ho voluto prendere il diploma all'età di 30 anni, quindi tornando a scuola, per un mio sfizio personale. Poi mio fratello che cosa ha fatto? Ha visto che la mattina mi alzavo alle 7, fino alle 5 lavoravo in questa ditta, poi andavo a scuola fino alle 11, sabato e domenica studiavo, ha visto un impegno molto molto importante e mi ha portato a lavorare con sé e nell'azienda in cui lavorava, che oggi è una tra le prime banche in Italia, dove io faccio parte. E sei manager? Oggi sono un manager di questa banca e la mia trasformazione, devo dire, è stata importantissima, almeno dal mio punto di vista. Quindi a 30 anni possiamo dire che è ricominciata la tua seconda vita. È ricominciata la mia seconda vita con la mia seconda famiglia, che considero la mia seconda famiglia, questa azienda, di cui non faccio il nome, naturalmente per motivi pubblicitari, ma nel libro c'è il nome. E infatti nei ringraziamenti ci sono tutti i manager con cui ho collaborato. Come si arriva? Dove sei arrivato tu? Come si arriva a questo cambiamento, a questa consapevolezza? Come dicevo prima, si arriva attraverso un metodo. Io, per dire, qui potrei dirne uno, il più banale. Vedi, io qui in tasca ho un sassolino. Questo sassolino per me non è un sassolino magico, però per me è un ancoraggio. Che vuol dire? Vuol dire che io la sera, quando svuoto le tasche e metto tutto sul comodino, arriva anche a mettere il sassolino. Il sassolino mi ricorda tutto quello che di bello c'è nella mia vita, tutto quello che di bello ho conquistato nella mia vita. E ogni volta aumenta. Anche il fatto di raggiungere l'obiettivo di scrivere questo libro è per me una cosa importantissima. E quindi va accomunata questa cosa. La mattina, quando riprendo tutto, rimetto in tasca, questo processo si ripete. Che cosa succede? Succede che io mi metto in uno stato positivo e affronto la giornata in un certo modo. E tutte le cose mi vanno in un certo modo. Ora, vediamo il contrario. Se io mi alzo male la mattina e ho un atteggiamento negativo, casualmente tutto va male. Tutto va male. E sembra che sia casuale. Ma il caso non esiste. E questa è la prova fondante che il caso non esiste. Perché da quando io applico questa cosa, mi è cambiata la vita. Questa è una delle cose, naturalmente, ce ne sono diverse. Anche tu avrai le tue giornate no. Anche io avrò le mie giornate no. Però è il metodo per uscirne fuori subito. Pensando alle cose positive, pensando positivo. Sì, questo è uno dei metodi. Per dire, questo è un metodo che già viene descritto in un altro libro. Molti dei nostri teleascoltatori potranno dire sì, questa cosa si dice anche nel libro The Secret. È vero, un conto è saperla e un conto è applicarla tutti i giorni, e nel mio caso dal 2009 ad oggi ho questo sassolino nel tasca. E il fatto di applicarla tutti i giorni mi permette appunto di avere questa continuità. Io prima ho fatto la domanda, e se perdi il sassolino? Lui ha detto non è il sassolino in sé. Il sassolino non è magico, quindi trovarne un altro sarebbe la soluzione. Solo che rimanendo questo diventa anche una motivazione affettiva certo, al sassolino. Certo. E delle abitudini, cosa mi dici? Nel senso, magari anche avere delle sane abitudini può aiutare? Assolutamente, ma parto dal fatto che molti di noi hanno delle abitudini negative. Le abitudini non sono altro che delle sinapsi del cervello, cioè sono dei comportamenti che fatti sistematicamente tutti i giorni per tot giorni diventano un comportamento abituale. Ora, creare una nuova sinapsi, quindi un nuovo comportamento, quindi un nuovo percorso, che bisogna fare? Bisogna fare un comportamento che per noi è considerato positivo, applicarlo per 30 giorni consecutivi, di modo che il nostro cervello crea una sinapsi, un percorso. Ora, questo concetto, anche questo è descritto nei minimi dettagli nel libro, e questo ci va, che cosa succede? Vado a sostituire un'abitudine negativa con una positiva. Ora, se io per 30 giorni non applico più quella negativa, quella viene automaticamente cancellata, rimossa da quella positiva. E questo è un altro metodo per avere questi, risultati. Solo che
bisogna applicarli in modo molto molto costante. Questo sì, quindi c'è la determinazione, la voglia, la volontà. La voglia, la volontà, ma il nostro nemico più grande nella nostra vita è la routine. Se noi siamo abituati a fare una cosa è difficile sostituirla, però se sappiamo che ci vogliono 30 giorni a creare una nuova sinapsi, bisogna essere determinati a farli questi 30 giorni. Qual è stata la molla che ti ha fatto scattare dentro di te questa, diciamo, questo meccanismo, questa proprio volontà, questa spinta? Quale giorno? In quale momento? Allora, come ti dicevo, io ho letto tanti testi sulla legge di attrazione e volevo riuscire a trasferire questo concetto in modo semplice. E una notte rimuginavo nel letto e non riuscivo a dormire. A un certo punto è arrivata questa illuminazione, diciamo, chiamolo, quella di appunto di prendere degli episodi, tornare indietro nel tempo e analizzarli nel dettaglio e da questi episodi raccontare il comportamento, l'abitudine. A quel punto io mi sono alzato dal letto, non riuscivo più a dormire e ho buttato giù 25 pagine. Questo era il 2009. Il nucleo infatti del libro nasce nel 2009, però poi per tre anni e mezzo è rimasto nel cassetto. Quando l'ho fatto leggere a un mio collega, amico, che mi ha fatto una bellissima recensione e mi ha convinto a chiudere il cerchio, a finire il libro e pubblicarlo. E devo infatti ringraziare questa persona che oggi mi ha permesso di coronare questo sogno, che è quello di pubblicarlo. Ecco, il messaggio che potremmo dare ai tanti giovani che ci stanno ascoltando, io mi rivolgo sempre ai giovani, perché viviamo in un momento contingente, storico, difficile, a volte non si hanno più le speranze, ci si lascia un po' andare alla disperazione del momento, mancanza di lavoro, mancanza di affetti e di valori importanti. Che cosa possiamo dire? Sì, poi tra l'altro i media stanno facendo questo terrorismo mediatico e tutti noi ci convinciamo di questo e quindi diventa una nostra convinzione che il lavoro non c'è, che non esiste, che non c'è miglioramento. Io prima di pubblicare questo libro ne ho fatte stampare 200 copie da un editore, da un tipografo locale, e ho regalato una copia per ogni mio cliente, amico o parente, e ho avuto delle recensioni bellissime. Non me l'aspettavo, devo essere sincero. Non mi aspettavo di essere riuscito a trasferire quello che volevo trasferire, più che altro. Quindi io consiglio a tutti di leggere il libro, perché sono certo che posso migliorare la loro vita. Qualsiasi punto loro possono partire, sia che siano in bolletta, quindi al verde, o siano ricchi e felici, perché non c'è fine al miglioramento. Quindi sono certo che attraverso un comportamento, un metodo, si possa riuscire a migliorarci, qualsiasi sia il punto da dove partiamo. Bene, allora grazie davvero Roberto, mi ha fatto molto piacere fare la tua conoscenza. Grazie anche a me. Naturalmente ringraziamo tutti noi della Booksprint la tua partecipazione qui al Salone Internazionale del Libro. Tu sei quello che hai pensato di essere, Roberto Ricci. Grazie. Grazie.